stasera premiato Massimo Coda, uno dei simboli delle ultime due stagioni della Salernitana. Qual è il significato di questa serata? Ma il significato è premiare la serietà, la professionalità di Massimo, giocatore partito fra tante critiche, molto scetticismo, e invece ha saputo conquistare tutti, con i gol in primis. Tant'è vero che forse dai tempi di Pisano, che la curva sud-siberiana non dedicava uno stornello, un coro ad un bomber. E poi con la sua serietà, la sua abnegazione, il suo essere una persona sempre sorridente, sempre presente, sempre non si è mai tirato indietro, è una persona che ha fatto gruppo tanto, quindi un bravissimo ragazzo di cui sentiremo sicuramente la mancanza non solo sul campo dal punto di vista tecnico, ma anche, ripeto, nello spogliatoio e a livello umano. Coda però adesso appartiene al passato, la necessità è guardare avanti. Settimane di calciomercato queste, in questo momento l'umore dei tifosi non è proprio dei migliori, qual è il pensiero al riguardo? Guarda, in questo momento ci sono alcuni che stanno cavalcando un po' l'onda del dissenso e della contestazione. Chiaramente il Salerno Club 2010 non è tra questi, perché noi abbiamo sempre valutato i fatti e continuiamo a valutare i fatti di questa società. I fatti fino ad ora hanno dato ragione al duolo Tito Mezzaroma. Siamo al 29 giugno, sappiamo che stanno lavorando, sappiamo che vogliono costituire, formare una squadra sicuramente più giovane, un giusto mix fra giovani e meno giovani, per un campionato dignitoso, competitivo e migliorare il posto dello scorso anno, ovvero arrivare ai playoff. Il ricordo più bello che ti porti in questi due anni a Salerno, qual è stato? No, il ricordo più bello è stato sicuramente l'ultima partita con l'Avellino, il coro che mi è stato fatto, poi soprattutto dopo il gol anche vedere la curva venire giù che mi ha abbracciato praticamente, sono state le due emozioni più belle che mi porto dietro. Il gol più bello di questi due anni? È stato con la spalla, anche se non è servito, però è stato il più bello. Menichini e Bollini penso sono stati i due che mi hanno dato di più. Il più brutto sono stati i primi tre mesi praticamente, perché io sono arrivato inizio settembre, quindi sono stati 3 mesi fino a Natale. Poi dopo mi sono aiutato un po' da solo facendo i gol e si è intravisto anche il lavoro che facevo per la squadra, quindi è stato apprezzato tutto poi. Ho detto subito, Salerno sarei andato via solo per una Serie A e così è stato, quindi me la vado a giocare, spero di far bene e lasciare il segno come ho fatto qua. Ultima, Massimo, come ti senti di salutare? Un saluto per i tifosi della Salernitana. No, le ringrazio soprattutto chi mi ha sempre sostenuto dall'inizio, anche quando stavo male, ma anche chi è riuscito a cambiare idea nei miei confronti, quindi faccio un ringraziamento a loro, è servito anche il loro apporto per far sì che scatti un'altra mentalità nella mia testa.